Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con il tredicesimo episodio della carriera allenatore con il Milano FC. Ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tanti video che usciranno a breve. Finalmente l'audio è bello pulito, non ci sono più le soundtrack, non c'è nulla. Non c'è nulla di sottofondo, quindi è veramente pulito l'audio. Ricordo che in descrizione troverete tantissimi link, One come OneFootball, tutte le news sulla vostra squadra del cuore le trovate solo su OneFootball, primo link in descrizione. Instant Gaming, tutti i giochi in digitale per PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox e molto altro. Ricordo che sono giochi in digitale, ma ci sono offerte paurose. Vi lascio il link qui sotto. Ovviamente vi ricordo che sono in live tutte le sere a partire dalle 22:30 su Twitch. Vi lascio il link in descrizione, cliccateci, iscrivetevi al mio canale Twitch e attivate la campanella. Poi vi lascio anche tutti gli accessori PlayStation 5 e il link di PayPal se qualcuno mi vuole supportare con una piccola donazione. Grazie mille a chi lo farà. Allora, nello scorso episodio abbiamo battuto sia la Lazio e la Juve. Per la Lazio abbiamo vinto 3-2 a casa e con la Juve abbiamo vinto a Torino in trasferta 0-1, come potete vedere. Quindi siamo addirittura reduci da 3 vittorie di fila con Genoa, Lazio e Juventus. Ok, mi dispiace per la sconfitta con l'Atalanta, ci può stare. Andiamo avanti col calendario, siamo già a ormai a marzo, siamo vicini a marzo. Non so quando farlo durare ancora questa carriera. Spero di non arrivare tipo su 20 episodi, perché poi mi sembrerebbe molto molto lunga. Intorno ai 15, 16, mo vediamo un po' di abbreviare. C'è la partita con la Fiore. Noi comunque siamo quinti, ci giochiamo praticamente il quarto posto. Ormai le prime tre sono volate. Vediamo un attimo la classifica. Noi comunque ci siamo ripresi anche grazie agli acquisti, andatevi a recuperare gli episodi, anche il dodicesimo. Vi ricordo che tutti gli episodi di questa carriera li trovate nella playlist, c'è cioè la playlist appunto della carriera allenatore. Andate e recuperate tutti i video, anche se siete nuovi, recuperateli. E poi mi lasciate un like, eccetera, eccetera. Ok, la Juve è imprendibile, 59 punti. Inter 54, Roma 54. L'unico posto per entrare in Champions è il quarto. Con i preliminari? Non credo, no, visto che non ci sono più. È vero che comunque c'è Napoli, c'è Bologna, ci sono tantissime squadre per un solo posto. Sotto a Bologna chi c'è? Ci sono praticamente 4 squadre, 5 squadre per un solo posto. Vedremo un po' che fine faremo. Lo scudetto è andato. Forse abbiamo possibilità di riprendere l'Inter e la Roma. Difficile. Io comunque andrei quasi quasi a simularla. Non so. Magari facciamo una simula partita così. E vediamo un po'. Ci siamo, possiamo cominciare. Dai, 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 ragazzi. Finalmente abbiamo anche un terzino sinistro decente. Di Marco abbiamo, quindi andiamo a recuperare il dodicesimo, ragazzi. Dovrebbe essere il dodicesimo, adesso non ricordo, forse. No, no, che cavolo dico, il decimo episodio, quello è il decimo episodio quello là, dove andiamo a fare il calciomercato. Gol di Foster. Decimo episodio, sì, decimo episodio dove andiamo a fare gli acquisti nel mercato di riparazione, quello invernale, sì, decimo episodio che è già uscito la settimana scorsa, quindi andate a recuperare. Siamo 1-0, dai 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 ragazzi, dai dai Milano, dai, forza. Non ho ancora deciso se fare la seconda stagione qui su YouTube, non lo so. Gol Giannopoulos.
Grande Giannopoulos, 2-0 Milano. Felipe Anderson, probabilmente dobbiamo cambiare quel Mark. Se non sbaglio c'ha tipo 30 anni, 29. Palla recuperata, attenzione interrotta. Dai 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 Doku. Calcio d'angolo. Partito Felipe Anderson. Tensione 24-11. Il 7. Martina. Gol di Giannopoulos. A questo punto andiamo a a simulare 3-0. 3-0. Abbiamo dominato. Ottimo 3-0. Dobbiamo sperare che l'Atalanta abbia fatto un passo falso. Vediamo. E l'ha fatto. Cioè, oddio, deve ancora giocare. Per il momento siamo quarti. Ecco, siamo a pari punti ancora. Siamo di nuovo, nuovamente quinti, però. È tutto aperto, è tutto aperto. L'aggiornamento. Volevo ricordarvi che ho invitato... Aggiornamenti per cose, giovani? Ma magari mi avesse dato un giovane buono, vediamo. 190, 230, ma... un milione. Buttalo via questo, ammazza. Buono, buono, buono. Questo già l'ho visto? 500.000. Ma aspettavo qualche talento in più. Devo dire la verità. 75, questo pure lo vedo abbastanza scarso. Ripeto, mi aspettavo qualche talento in più, ma inutile che li scarto, poi magari... Boh. Vabbè, intanto abbiamo preso quello. Se non sbaglio, la prossima partita con Napoli? Se non sbaglio, visto bene, esatto. Trasferta? Probabile. Napoli che è sesto, è in corsa appunto per il quarto posto, barra Europa League. Quindi dobbiamo stare, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare. Andiamo a giocare a Napoli, Napoli-Milano. Napoli è bello stanco e probabilmente starà facendo le coppe. Sicuro, sicuramente starà facendo a parte che l'Europa League starà facendo, che è stanchissimo. Cerchiamo di approfittarne, andiamo a giocare. Dai ragazzi. Eccoci qua. Piove a Napoli come sta piovendo anche da me adesso al San Paolo. Napoli che è in corsa sia al quarto posto che alla zona Europa League, stessa cosa noi, ma male che vada ci andiamo a fare l'Europa League, non ci sono problemi. Io credo che comunque il piazzamento in Europa lo prendiamo alla prima stagione, il piazzamento in Europa. Almeno quello. Poi ben venga la Champions. Cioè, io posso accettare pure la Conference League. Non ci sono assolutamente problemi. Guardate Gigi, ragazzi. Che acquisto, Gigi. Nonno Godin. Felipe Anderson. Brobby. Giannopoulos. Foster. Che giocatori. Ripeto, non so ancora se fare la seconda stagione su YouTube oppure fare le live le prossime stagioni. Sicuramente non mi limito a fare una sola stagione, ci saranno tante stagioni, però potrebbe stancare portare tanti video. Mo vediamo un po'. Questo intanto è il 4-3 del Napoli, con Mertens attaccante. Politano Insigne. Napoli che è una bella squadra, anche se ormai la Juve, l'Inter e la Roma sono scappate, però stare a passo del Napoli la prima stagione a queste squadre qua è motivo di orgoglio secondo me. Vediamo la nostra formazione. Si parte con Gigi, Buffon, Di Marco, Rizzo, Godin, Casadei, Mark, non so come si pronuncia quello, chiameremo Mark, Felipe Anderson, Doku, Foster in attacco,
Giannopoulos Brobby. Andiamo a giocare, siamo pronti per scendere in campo, vamos! Cerchiamo i tre punti, cerchiamo di fare una bella partita. Sbaglia Rizzo, ho caricato, mamma mia, ho caricato tutto credo di aver caricato. Dai ragazzi, dai, grinta, grinta ragazzi, grinta! Cerchiamo di non cadere qui a Napoli. Godin. Rizzo. Palla per Di Marco. Brutto fallo questo. Giallo. Giallo per Matteo Politano. Felipe. Cosa ha fatto? La volevo dare al... La volevo dare praticamente a Doku. Non so che cavolo abbia fatto. Insigne, ma devo coprire forza con Godin. Tanto difesa lentissima ciò. Gigi! Vola Gigi, capitano! Dai, dai Doku! Foster! Giannopoulos, vai! Mark, deviato, murato il tiro di Mark. Ma guarda, abbiamo perso punti, caro Dani, abbiamo perso dei punti veramente. Il giro di andata comunque è stato, abbiamo fatto troppo male, abbiamo fatto ancora Gigi. Poi comunque crescendo, poi abbiamo fatto il mercato di riparazione, quindi è vero che il mercato di riparazione abbiamo preso solamente un difensore centrale e due terzini, però comunque i giocatori possono stanno crescendo di overall, quindi è normale che la squadra fa meglio. Tanto gioca, quanto odio sto fatto quando giocano sempre corto, giocano sempre corto, mi sta sul cazzo sto fatto, perché l'anno scorso non era così, non era assolutamente così l'anno scorso. Intanto io mi sono messo il cappotto da come avete visto in campo, perché fa freddo. Felipe. Dai, dai, secondo palo. Comunque ragazzi, ne arrivo il progetto carriera, stile come ha fatto Om, non so se lo conoscete Om. Provato Q, che gol, Doku incredibile, proprio lui, Doku che c'ha i piedi a banana, non so come cavolo abbia fatto a fare questo gol, mamma mia. Milan FC in avanti 1-0. Cioè guardate, tac. Dai, fammelo rivedere. Portiere non se l'aspettava il portiere. Sto festeggiando, avete visto? Stavo dicendo comunque, arriverà il progetto carriera come l'ha fatto Om. Io praticamente, prima che lui lo facesse, il primo episodio con la Juve, io già l'avevo fatto, ma in modo diverso, perché l'avevo visto da uno spagnolo. Questa cosa l'ho raccontato più volte in live su Twitch. Per chi c'era, comunque sanno, gli ho potuto far vedere pure la verità. Cosa è successo? Io avevo registrato 5 anni con la Roma addirittura. Quanti scudetti potevo vincere con la Roma, eccetera, eccetera. Il primo episodio era dove praticamente avevo vinto due scudetti con la Roma. L'avevo registrato tutti e 5 in solo episodio. Era solamente per quanto riguarda gli scudetti. Cosa è successo poi? Questo video sarebbe uscito più... Oddio. Doveva uscire circa più di un mese fa, doveva uscire, cosa che non è uscita perché vado a vedere, una volta registrato l'audio non c'era. Ovviamente, vabbè, dai, prima o poi lo registrerò nuovamente, peccato. Mo la Roma quando li vincerà più? Quando li vincerà più due scudetti la Roma? Ho detto cazzo, vado a rifare, poi sicuramente non vincerà più nulla. Era praticamente tutto a simulare, era praticamente.
Era tutto praticamente a simulare, tutta la stagione simulatoria. Cosa è successo? L'audio non c'era. Ho dovuto cestinare il video, infatti non ce l'ho più nemmeno nella memoria della console, la PlayStation 5, e nulla. Poi uscì il video di Home dopo qualche settimana. E il primo video appunto di questo progetto carriera, di questa carriera di più di 10 anni con la Juventus, però non solo con il campionato di Serie A con gli scudetti, ma addirittura con tutte le coppe. Ho detto, ma quasi quasi lo potrei personalizzare e potrei rifarlo. Io ho già registrato il primo episodio. L'ho registrato, alla fine ho preso ispirazione, però più o meno il modello base era quello. Certamente l'ho personalizzato, perché come ho visto il video di quello spagnolo posso prendere il video di chiunque. Certamente ci saranno i crediti di Home sotto al video, non ci sono problemi, nulla. Quindi vi dico, probabilmente, non so, questa settimana, forse anche il giorno seguente, quando metterò la pubblicazione di questo video, nella settimana di questo video potrebbe esserci il primo episodio, dove andrò appunto, il video già l'ho fatto, vi faccio uscire il primo episodio con i 10 anni e vediamo se vi può piacere. Spero che non mi arrabbierete, ma purtroppo io l'avevo fatto in modo diverso, l'ho personalizzato come ha fatto tipo Home. Io l'avevo visto da uno YouTuber spagnolo, mi uscì questo video appunto sulla Home, che era datato addirittura 4 anni fa, sui FIFA vecchi. E lui addirittura l'aveva fatto con il Valencia, addirittura l'aveva fatto. Ho detto, cavolo, ma... Ho detto, ma mi piace, purtroppo l'ho dovuto cestinare. 2 scudetti con la Roma, credo che non accadrà mai più. E nulla, io credo che Home praticamente, non dico che l'avrà visto pure lui, però... L'avrà personalizzato lui, oppure l'avrà visto da qualche inglese, americano, non so. Sicuramente da qualche parte l'ha visto, non è che uno si va a inventare. Però non ci sono problemi, cioè. Uscirà questa settimana. Poi certamente, se il primo episodio va bene, vi porto anche il secondo. Il primo è col Milan, lo tengo già registrato da qualche giorno, 2 o 3 giorni fa l'ho fatto. Se vi può far piacere, che poi ho visto che l'ha fatto pure con il Napoli, se non sbaglio. Peccato, peccato. Potrei levare Giannopoulos quasi quasi. Infatti adesso lo vado a levare. Tanto cambio per il Napoli, Lozano al posto di Insigne. Ripeto, se vi può far piacere, tanto comunque mo io non ci so, pure lui comunque prima o poi farà quello col Milan, però le carriere sono diverse, perché ci sono acquisti diversi, risultati diversi di classifica, coppe, eccetera eccetera, quindi se vi può far piacere, alterno con questa carriera qua e vediamo. Prossima partita il 20 marzo col Cagliari. Foster, oddio mio, spara alto Foster. Ha sparato altissimo qua, non so perché, ma ha sparato veramente alto, ha sparato Foster. Non so perché, cambi, ancora cambi. Quindi se vi può piacere me lo dite. Non ci sono problemi, eh. Registro altri video, cioè non ci sono assolutamente problemi, cioè per carità, anzi. Attenzione a Osimhen. Sto registrando, sì, sto registrando. Dai, casatevi, dai, cerchiamo di chiudere sta partita. Foster, Foster, Foster,
fuori, parata, si spera. Chiamo Lukaku, parata, madonna mia, come ha fatto a mangiarsi quel gol? Vai Felipe. Partita ancora in bilico. Partita in bilico, ragazzi. Partita in bilico. Comunque, mi fate sapere voi nei commenti. Spero che potete condividere quel primo episodio con gli amici, eccetera, eccetera. Oh, brutto fallo questo, eh. Per Demme, ammonito Demme. Il Napoli, ma il Napoli comunque sì, l'ho trovato molto 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 stanco, l'ho trovato, cioè dagli impegni comunque di coppa eccetera eccetera. Buffon, Rizzo, questa Godin, Casadei, per questa c'è attenzione a Brobbey. Godin, giro palla, Doku. Peccato, peccato, murato. Vai Felipe. Per Godin. Godin schiaccia alta. Peccato, peccato. Ha schiacciato troppo alto, ha schiacciato. Peccato, l'ha presa male. Dai, dai, mancano pochissimi secondi. Più il recupero. Due di recupero, va bene. Brobbey, Brobbey, dai, come fai a sbagliare? Finisce, finisce. Si vince anche sul campo del Napoli, ottimo, ottimo. Visto che Napoli è diretta concorrente. Buono, 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 ci portiamo a casa la vittoria al San Paolo, anzi al Maradona. Partita abbastanza dominata, ci sta. Forse era meglio un pari, però abbiamo vinto. Non so quanti tiri in porta abbiamo fatto. Quarti, buono. L'Atalanta, se non sbaglio, ha pareggiato. Se non sbaglio, sì, 47. Sì, avrà pareggiato. Quarti. La Roma è seconda, l'Inter terza. Va bene. Prossima partita, andiamo a vedere un attimo. Se non sbaglio, era col Cagliari. Cagliari che come si trova è dodicesima. Poi calendario cosa ci dice poi? Vabbè, siamo quasi ad aprile, è l'ultima del mese. Andiamocela a fare. Nel caso poi la simuliamo. Dai, andiamocela a giocare pure questa. Questo video verrà un po' più lungo, però non ci sono problemi. Stiamo già a quanti minuti? 24 minuti. Ah, giusto, l'ex. Dai, andiamo a giocare, dai. Sarà un video un po' più lungo, però ci sta, ragazzi, fidatevi che ci sta. E meno male che io gioco con 4 minuti, vi dico questo, meno male che gioco con 4 minuti, sennò veramente durerebbero 50 minuti questi video. Però si può stare. Io purtroppo non sono bravo a fare i tagli, sennò avrei fatto vedere solamente le azioni pericolose della mia squadra e delle squadre avversarie, però non sono bravo. Doku se ne va, Doku. Sparato alto. Comunque siamo a 4 vittorie di fila, eh. C'è tanta roba, Lazio, Juve, Napoli e poi c'era, mi sembra, col Genoa, quindi siamo a 4. Finalmente, tra l'altro abbiamo battuto 3 big di fila, vedete che calendario comunque. Lazio, che ta.
Lazio, Juve e Napoli abbiamo battuto. Calendario un po' a nostro sfavore, però l'abbiamo vinta tutte. Con la Lazio è stato un partitone, andate a recuperare il video perché mamma mia cosa è successo, ragazzi. Che età ha segnato 4 gol in 29 partite. No, che cazzo fai, dai. Siamo sotto in casa, cavolo. Questa è da vincere. Ricordiamoci che poi con l'Atalanta abbiamo perso al ritorno, ma non mi ricordo all'andata, non mi posso ricordare, però abbiamo perso al ritorno, quindi dobbiamo stare attenti. Dai, perché non va? Si è messi i passaggi, li odio questi passaggi. Dai, 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 madonna, si rimpalli. Buono, buono, palla recuperata, vai Doku, vai, vai, bruciateli. Vai Doku, vai a cedere, vai Doku, vai. Vai Doku, c'è qualcuno in mezzo, nessuno. Doku, Doku, Doku. Oddio, oddio, Gian. Chi era Giannopoulos? Chi era quello? Un volto familiare. Godin. C'è spazio per alla ribattuta. Difficile. Difficile. Non troviamo tanti spazi. Molto difficile. Se riuscite, vai. Madonna, cosa ha preso Uomo Cragno. Uomo Cragno, che parata. Io mi sto arrabbiando in banchina. Vai. Sì! Chi è Giannopoulos? Chi è questo? 1-1! Proprio lui, Giannopoulos! Firma l'1-1! Dovrebbe essere Giannopoulos, sì, è lui, lui! Grande Giannopoulos! Uomo Cragno, stavolta non l'ha presa! Giannopoulos, proprio lui! Schiaccia di testa! 1-1, ristabilita la parità tra Milano FC e Cagliari. Punizione pericolosissima. Questo chi è? Joao Pedro? Sì, attenzione a Joao Pedro. Alta, alta, per fortuna alta. Sta pensando al ritiro, mortacci tu, a modo preso, allora mo ti vendo a fine stagione. Cioè proprio adesso ti devi ritirare. Ho speso tipo 6 milioni per comprarlo, cioè aspetta, fatti prima vendere e poi. Cioè no plus! E poi ti ritiri, cioè. Brobby non si sveglia, non so cosa è successo a quel ragazzo, boh. Ma vediamo prossima stagione se cederlo. No, no, oddio, è buona. Fuorigioco, ma no, ma io prima di tutto non volevo darla a Foster, c'erano tanta gente, c'era. Ma come cazzo si fa? Ma come giocano questi? Ah, male, male sto passaggio. Oddio, oddio, la stavo per prendere, dai, finisce il primo tempo. 1-1, partita bloccata. Cragno comunque ha fatto un paio di parate, giusto così.
Siamo pericolosi solo sulle palle inattive, questo ho notato. Sti calci d'angolo, queste cose qua, non riusciamo a essere pericolosi. Dai, che cazzo di cross, ma questo come ha fatto a segnare prima a giro questo? Ma come ha fatto a segnare a giro? Che c'è vita a banana questo già. C'è vita a banana, Doku. Come cavolo ha fatto? Il tiro della domenica ha fatto prima, dai. Ma se non è in grado manco di mettere un cross. Ma è fare in culo, ma Doku. Ah, non riesco, è Empoli la prossima, nel prossimo episodio, Empoli Milano, ragazzi. 14° episodio di questa bellissima carriera. Dai, dai, acceleriamo, dai, sveglia, sveglia. No, ma come cazzo gliela dai? No, per l'interno, gliela data per l'interno, quello sta a dormire quello, purtroppo non ho attaccante buono di riserva. Cioè, ma ho pensato semplicemente agli altri reparti, ma non ho un attaccante buono di riserva. Portiere, no, no, non è possibile. Non è possibile, che cosa hanno fatto? Si sono scontrati. Voglio rivedere il replay. No, non la posso accettare sto che ho subito. Porca puttana, porca puttana, porca. Gigi mi sa che non doveva uscire qui. Porca puttana, 30 minuti dalla fine sotto in casa, non è possibile. Abbiamo battuto le big, non riusciamo a battere Cagliari. Porca puttana. Vabbè, giustamente io sto giocando in 10 perché Brobby proprio sta dormendo. Proprio il sonnellino si sta facendo quello. Dai, 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 dai. Oddio mio, Gigi. Gigi, Gigi. Oddio, Gigi. Mo metti pure tu a fare le papere. Porca puttana, Gigi. Non ci siamo, non ci siamo, è perso. Non ci siamo, forse al massimo un pari, ma non ci siamo proprio, ragazzi. No, oh, sveglia! No! Oddio, oddio mio, cosa sta succedendo, ragazzi? Oddio, oddio. Le comiche, le comiche. Sto ragazzo dorme, il problema è che dorme. Cioè, posso dire la verità, mi è piaciuto più nel girone d'andata che quello di ritorno. No, proprio secondo me se è da vendere si vende. È un grande talento, però io adesso attualmente sto giocando in 10. Mi dispiace, ma credo che questa partita sia andata. Non credo di fare molto. Posso mettere un po' di pressing, ma ci faccio poco, quello è il problema. Ma mica così, ma chi gli dice a quello di passarla così, in quel modo, in quel modo, in quel modo? Perdere in casa col Cagliari, Gesù mio, ma come è possibile? Perché? Perché si devono fare le cazzate in difesa, ecco perché. Dai, dai, segna Doku che c'è vita banale, non segna questo, ma stiamo scherzando, stiamo. Ma andate a fare in culo tutti, andate. Bisogna perdere per forza, ormai il gioco ha deciso che bisogna perdere.
Dai, segnato pure da quella distanza, che ci hai piti veramente a banane. Questo non è capace a fare un tiro a giro. Vattene a fare in culo, va. Felipe, va. Prossima stagione si cambia tutto, perché basta. Non riesce a saltare l'uomo, non riescono a fare nulla. Che figuraccia, che figuraccia. Che figuraccia in quest'ultima partita. Mamma mia, mamma. Ma come si fa? Quattro vittorie di fila, non potevamo proseguire, non potevamo proseguire la striscia. Ma il pari assolutamente, ma purtroppo io ho giocato, stavo giocando a una punta, la difesa poi, un botto di cassate, il centrocampo inesistente, ma come facevo a vincere questa partita? Hanno avuto un culo enorme sul secondo gol loro, bisogna dire. Partita secondo me che c'era il pareggio, c'era. Il pari c'era, avrei accettato il pari. Peccato, la Lazio vince, c'è Inter-Napoli, magari una bella vittoria dell'Inter. Siamo quarti, hanno giocato tutti, restiamo quarti, non sappiamo come, si è avvicinata la Lazio, l'Atalanta è sesta, stanno lì, è rientrato anche il Milan, quindi praticamente ci sono 7 squadre in 6 punti, ho detto tutto. Stranissimo. Vabbè ragazzi, dai, nel prossimo episodio, che sarà direttamente ad aprile, che adesso c'è la pausa nazionale, andiamo a giocare con se non sbaglio con l'Empoli, sì, il 3 aprile, sì. Grazie mille per la visione ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti, date un'occhiata a tutti i link in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao!